questione politica, lo russo è il sindaco della città metropolitana, della città metropolitana più teleriscaldata d'Italia, il presidente di Iren è in quota PD secondo voi, e quant'è la partecipazione del pubblico in Iren? Perché anche questo sembra difficile capirlo, quanto sia di Torino, quanto sia complessiva rispetto a tutti i comuni. Ecco, dal punto di vista politico cosa ci potete dire? Ma allora, la partecipazione a maggioranza è pubblica, quindi rimane un ente che di fatto dovrebbe essere al totale servizio dei cittadini. Quello che di fatto in realtà si dimostra essere, con tutti questi aumenti, è un ente che non ha alcun tipo di controllo reale sul pubblico, o meglio, forse quei partiti che stanno all'interno dei consigli di amministrazione stanno tutelando altro tipo di interesse. Di questo non ci stupisce, del resto, perché come questo governo attuale di Fratelli d'Italia, ma anche quello dell'agenda Draghi, in cui tutti quanti erano appassionatamente uniti, così anche quelli precedenti a guida PD, hanno sempre dimostrato di essere una diretta espressione degli interessi delle multinazionali. Anche la Celere, che si schiera qua davanti, senza impedendo addirittura a dei cittadini di consigliare dei moduli di reclamo all'Iren, è abbastanza simbolico di quello che è la tutela degli interessi da parte delle istituzioni, tanto locali quanto nazionali. Quali saranno i prossimi passi che farete? Noi continuiamo a organizzarci come stiamo facendo da mesi, da febbraio che siamo ogni settimana a organizzarci nei quartieri, nei territori, e da qui continueremo, soprattutto alla luce del fatto che da ieri ARERA ha già annunciato un ulteriore aumento del 59% di tutte le utenze, e quindi di conseguenza sarà anche uno degli elementi su cui mobilitarsi maggiormente, perché questi aumenti, noi oggi siamo qua per il teleriscaldamento, ma credo che tanti di questi utenti teleriscaldati vivano sulla loro pelle anche gli aumenti della luce, del gas, gli aumenti generali dei prezzi dei beni di prima necessità. Quindi la piazza che oggi era qua ha rappresentato un malessere che è diffuso in tutto il paese, non solo a Torino ma in tutta Italia. Ecco, è stato distaccato un condominio in via Plava e quindi la gente rimarrà al freddo. Avete notizie di altri disallacci? Sì, in Corso Cincinnato, nelle case a TC, gli hanno dato anche il distacco perché l'amministratore delle termovalvole precedente ha fatto un casino, non ha mandato da pagare le bollette a questi teleriscaldati e adesso si sono ritrovati con 1 milione da pagare, e certamente è gente che non ci riuscirà mai a pagare quei soldi. Quindi a qua dovrebbe sì intervenire il comune ad appianare questa situazione, perché quelli non avranno mai tutti questi soldi, 1 milione per 105 unità abitative, cioè io poi non so neanche che prezzi 1 milione di teleriscaldamento per 105 unità abitative, cioè anche lì sono a consumo, perché il consumo qua te lo fanno spagare caro e salatissimo. Vi siete entrati, vi siete incatenati e avete consegnato i moduli di autosospensione a un addetto di Iren. Che risposta avete avuto? Niente, nessuna risposta, abbiamo dato i moduli, non aveva neanche l'autorizzazione a uscire fuori. Ci dispiace per tutto quello che è successo, ma noi è già adesso la quarta volta che veniamo da Iren. Vorremmo avere anche delle risposte da parte della direzione, visto che sinora si è sempre rifiutata di avere delle comunicazioni con noi. Comunicazioni che poi, tra l'altro, ci riguardano direttamente, perché tutti i mesi ci arriva una bolletta. Non è che la cosa ci passa sulla pelle come a loro, perché loro invece ricevono miliardi, si sono aumentato lo stipendio del 100% quest'anno e a noi invece ci hanno dato un aumento del 150% quest'anno e non è ancora finito. Ecco, abbiamo sentito in piazza anche commercianti che dicono che i bonus sono in base all'ISEE e quindi i commercianti sono in difficoltà. Certo, il bonus intanto è la caramella avvelenata del teleriscaldamento, gallina dalle uova d'oro di Iren, che già a febbraio parlavano nella loro direzione che daremo poi dei bonus, avevano già il piano bonus pronto, infatti il primo l'hanno dato a 12.000 euro, il secondo a 20.000 e se uno sta un grado in meno lo danno anche a 25.000, è tutta una strategia per continuare a incassare soldi con queste bollette mostruose. Noi vogliamo la calmierazione delle bollette per tutti e tutte.